Alberto, buon pomeriggio, come stai? Buon pomeriggio, Carlo. Bene. Grazie, grazie per essere qui con noi, tutti in cucina. Grazie a te per avermi invitato. Andiamo a fare noi la spesa insieme per poi tu preparare un paio di piatti. Dimmi una cosa, che fai nella vita? Io mi occupo di... sono un responsabile marketing di un'azienda per l'export italiano e collaboro inoltre con un'azienda per quanto riguarda l'efficientamento energetico, il cosiddetto super bonus. Ma invece tutti in cucina, un programma solo per persone che amano cucinare, non sono chef. E non sono chef. Sottolineiamola questa cosa. Io non sono uno chef, sono semplicemente un papà che piace cucinare alla propria figlia. Esatto, bravo. Invece dobbiamo ricordare che cosa ti piace cucinare? Primi, secondi, antipasti? In particolar modo i primi, le paste. Ma perché poi ti piace mangiarle oppure... Certo. Tra l'altro sei il primo giudice di te stesso. È logico. Si prepara di più, cosa che odio invece è preparare i dolci. Esatto, non sei il primo, sai, ci sono anche altri due. Il dolce deve avere delle misure perfette, delle dosi esatte, esatto. Cioè, mentre la pasta nel secondo, i condimenti si possono poi anche un po'. Se viene un po' sbagliato, puoi sempre aggiustare qualcosa. Va bene, grazie, andiamo a fare la spesa, sì, e poi subito in cucina, tutti in cucina con grazie Alberto Pilecchia. Ciao, a dopo. Ciao Carlo. Salve, benvenuti a Tutti in Cucina, sono Alberto Pellecchia, oggi vi preparo la pasta con le sarde a mare, la cosiddetta pasta canciove. Sarde a mare perché in effetti le sarde non ci sono e quindi le andiamo a ricavare, andiamo a riprendere un poco quello che è il sapore della pasta con le sarde. Prima cosa da fare è elencare gli ingredienti. Allora, spaghettone, alici sott'olio, concentrato di pomodoro, uno spicchio d'aglio, dei pinoli e della mollica o pangrattato cosiddetto, e per la guarnizione, diciamo. Ok, procediamo. La pentola già bolle e possiamo già buttare giù la pasta. Ecco qua, mettiamo un po' di sale. Nel frattempo che la pasta si cuoce, noi andiamo a preparare con uno spicchio d'aglio in una pentola, mettiamo dell'olio, ok. Accendiamo. Facciamo imbiondire un poco l'aglio, facciamo fare un po' il suo dovere. Dopodiché andremo a mettere le nostre alici sott'olio. Ok, abbassiamo un poco la fiamma e le facciamo sciogliere leggermente. Nel frattempo possiamo anche mettere il nostro concentrato di pomodoro
e aggiungere un poco di acqua di cottura della pasta. Attenzione. Ok. Mentre il sugo va avanti, prepariamo la tostatura dei pinoli. Questa sarà anche un'operazione molto veloce perché dobbiamo solo cercare di far uscire gli oli dal pinolo. Ok. E nel frattempo vediamo la pasta a che punto è. Ci siamo quasi. Il nostro sughetto sta andando avanti nell'altra piastra. I pinoli sono già cotti, ok. Li passiamo nel nostro sughetto. Ok, guardate che bel colore che assume. Riprendiamo la padella e mettiamo la nostra mollica, mettiamo un poco di sale, aromatizziamo pure con un poco di pepe, un filo d'olio, ok, e facciamo tostare la mollica. La famosa mollica agganciata. Questa è una delle paste regine della Sicilia, del palermitano. Quasi tutte le paste in Sicilia sono regine. Speriamo di poterle fare un po' tutte e farvi capire bene cosa si mangia in Sicilia. Tostatura della mollica procede bene, controlliamo la pasta, che diamo una mezza cottura, quasi non eccessivamente, perché poi la passeremo nella padella a farla risottare un poco. Vedete, prende colore. Ok, la mollica è pronta. Aggiungiamo un altro poco di brodo della pasta. Leviamo l'aglio che già ha dato tutto il suo. Il sughetto è pronto. Abbassiamo. Andiamo a vedere la pasta, che ci siamo quasi. Assaggiamo. Ok, scoliamo la pasta direttamente nel sugo.
Ok, spegniamo. Diamo una giratina così veloce e la nostra pasta è già pronta. Passiamo all'impiattamento. Ecco a voi la mia pasta con le anciove e mi raccomando, seguiteci sui canali social di Fil Rouge TV e la trasmissione Tutti in Cucina. Ciao, alla prossima!